Adesso, se tutti mi sentite, possiamo dare avvio alla presentazione del progetto del crowdfunding civico, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, e a illustrarcelo saranno l'assessore Tajani, assessore alle politiche del lavoro e attività produttive, l'assessore Gabriele Rabaiotti per le politiche sociali, il direttore Annibale D'Elia di Economia Urbana e Lavoro, e i due rappresentanti dei partner che hanno permesso la realizzazione del progetto, Agnese Arbizzi di Ginger e Angelo Rindone di Produzione dal Basso. Lascerei la parola in questo momento all'assessore Tajani per l'introduzione del progetto e le motivazioni che hanno portato alla creazione di questa seconda edizione. Buon pomeriggio a tutti, spero che chi ci sta seguendo su YouTube senta e ci veda. Abbiamo scelto questa modalità di presentazione del progetto per favorire la più ampia partecipazione, nonostante, diciamo, la situazione contingente. E non a caso l'iniziativa che presentiamo questo pomeriggio è strettamente connessa con una valutazione che l'amministrazione ha fatto della fase di ripresa e di riavvio delle attività in città dopo il momento più acuto dell'emergenza Covid. Come anticipava Mauro Rocco, si tratta di una nuova edizione di un progetto che noi abbiamo già sperimentato in passato, in particolare durante lo scorso mandato amministrativo nel 2016, con un'iniziativa analoga che ha avuto molto successo, riuscendo a mobilitare circa 300.000 euro di risorse non soltanto amministrative, quindi del comune, ma anche di singoli cittadini che hanno voluto partecipare al progetto con donazioni proprie. Il crowdfunding civico è una modalità di finanziare progetti ed iniziative dal basso, in questo caso con un focus particolare sul tema delle periferie e delle comunità, diciamo cittadine che nelle periferie agiscono, che vede una compartecipazione tra singoli, diciamo, cittadini o gruppi che abbiano voglia di sostenere progetti candidati da associazioni, onlus, non profit, quindi un ampio mondo, diciamo, che opera nel sociale, e l'amministrazione che compartecipa a questi progetti con una propria quota di risorse messe a disposizione appunto dall'amministrazione. Nella scorsa edizione la quota di compartecipazione ammontava al 50%, in questo caso, considerata, diciamo, la situazione di emergenza, la compartecipazione è salita al 60%. Quindi quelle iniziative che riusciranno ad ottenere il 40% del budget iniziale, diciamo, per partire tramite la raccolta civica, riceveranno un contributo pari al 60% dall'amministrazione comunale. Annibale D'Elia, il nostro dirigente, ci, diciamo, presenterà i dettagli tecnici dell'iniziativa con delle slide. E dopo l'intervento dell'assessore Rabaiotti, anche i nostri partner, Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding, diciamo, espliciteranno qual è il ruolo della piattaforma di crowdfunding che abbiamo selezionato e che farà, diciamo, da piattaforma tecnologica del progetto con un breve intervento. Io li ringrazio per la presenza e li saluto. So però che l'assessore Rabaiotti, il mio collega Gabriele, ci deve lasciare a breve per un'altra riunione, quindi darei subito la parola a lui per un contributo e un intervento, dato che l'iniziativa è stata copromossa dall'assessorato al lavoro e da quello alle politiche sociali. Grazie a tutti, spero mi sentiate, sono in un open space, diciamo, cioè sono proprio all'aperto e tra poco ho una riunione, devo purtroppo salutarvi. Volevo però sostenere quanto già prima l'assessore Cristina Tajani ha evidenziato. Qua non stiamo solo parlando di una dimensione di, peraltro interessante e importante, protagonismo civico e di mobilitazione di risorse economiche e di risorse progettuali ed esecutive dal basso. La situazione in cui siamo ancora adesso, in questa fase successiva dell'emergenza, ma che segna la storia
e la vita di questi momenti nella città di Milano ci chiede di trovare modalità, e questa mi sembra una modalità significativa e importante, da un lato per non perdere quanto le realtà di volontariato, la cooperazione, il settore terzo è riuscito a mettere in piedi, inventando, improvvisando e nei fatti scatenando energie e capacità che probabilmente neanche loro si riconoscevano, ed è stato fondamentale questo per gestire la fase più delicata di emergenza. Ma dall'altra parte, cosa che qui diventa oggi molto importante, è l'attivazione di risorse anche economiche e finanziarie. Sappiamo che la città è una città generosa, questa piattaforma organizza e struttura anche questa generosità, quindi l'aggancio e l'incontro tra questa domanda e questa offerta diventano oggi cruciali. Sapete che esistono il fondo di mutuo soccorso, altri strumenti, ma sono, come dire, sovraccarichi di richieste e anche di evidenti urgenze ed emergenze. Questa piattaforma dal basso ci aiuta, effettivamente, stando nei nostri quartieri, vicino alle persone che più hanno bisogno e alle realtà che sanno dare una mano a queste situazioni di maggior difficoltà, questa piattaforma ci aiuta veramente ad incrociare sistemi che altrimenti, per la loro grana minuta, sottile e piccola fine, fanno difficoltà ed è complicato anche per noi riuscire ad intercettare. Quindi mi auguro che questo lavoro che è stato promosso e che oggi verrà restituito e raccontato trovi nella città una capacità di risposta e una voglia di essere presenti anche su queste piattaforme che ci stupisca ancora una volta. Quindi io vi ringrazio, faccio questo appello veramente a tutti affinché carichiate ottimi progetti e troviate degli ottimi sostenitori. Noi faremo la nostra parte, come prima Cristina vi ha ricordato. Grazie all'assessore Rabaiotti, che salutiamo, per il suo intervento. Adesso passerei forse alla presentazione più attiva delle modalità operative del bando, grazie all'intervento del nostro direttore Annibale D'Elia. Grazie Mauro e buongiorno a tutti. Inizio con il condividere lo schermo e vi chiedo anche di darmi conferma che il video sia di buona resa. Lo vedete? Sì. Ok, allora cominciamo con questa breve presentazione, sono soltanto 5-6 slide di riepilogo dell'iniziativa crowdfunding civico, e già dalla copertina, diciamo, evidenziamo due cose. Uno è che è un'iniziativa sostenuta con le risorse del programma operativo PON Metro Milano 2014-2020, e la seconda cosa è che abbiamo molto pensato insieme alla partnership che poi vi presenterò di come comunicare questa dimensione sfidante del crowdfunding civico di innovazione in un momento ovviamente complesso, assai particolare. Abbiamo deciso di associare questa iniziativa a questo claim si può fare. Adesso cercherò anche di spiegarvi perché, diciamo, riteniamo che questa cosa non solo sia una buona idea, ma che sia concretamente fattibile. Anzitutto una schermata per spiegare in sintesi quello che già l'assessore Tajani anticipava, cioè che cos'è e come funziona a grandi linee il crowdfunding civico. Che cos'è? È un modo innovativo per finanziare dei progetti di utilità sociale. Sapete che la Direzione Economia Urbana e Lavoro, in particolare la Direzione Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa che dirigo, ha una tradizione di sostegno a progetti capaci di combinare innovazione e inclusione sociale. In questo caso cerchiamo di farlo con una modalità assai particolare, che si basa sul coinvolgimento attivo dei cittadini e delle comunità, non solo nella realizzazione ma anche nel sostegno economico ai progetti. In pratica il sistema di crowdfunding civico prevede che dei progetti di valore complessivo fino a 100.000 euro vengano finanziati al 40% tramite delle micro donazioni di cittadini, organizzazioni o comunità tramite delle piattaforme dedicate, e a questo 40% si va ad associare un 60% di risorse a fondo perduto del Comune di Milano rivenienti appunto dal PON Metro. Come detto, non è la prima volta, lo anticipava Cristina Tajani nel suo intervento, c'è stata una prima edizione che è stata peraltro la prima in assoluto di un ente locale nell'uso del crowdfunding civico nel biennio 2015-2017, che ha avuto un sorprendente successo riuscendo a raccogliere nel totale 330.000 euro di contributi
su piattaforma appunto donati da singoli cittadini o da organizzazioni, a cui si sono aggiunti altrettanti di contributo a fondo perduto del Comune di Milano. Con questi 660.000 euro sono stati finanziati ben 16 progetti di innovazione. Noterete da questo riepilogo che nell'edizione precedente il contributo del Comune di Milano andava a colmare il 50% del costo del progetto, invece, come detto, questa seconda edizione ha aumentato il margine di contributo comunale a fondo perduto. Una cosa che va detta non solo è l'importanza anche dei progetti che sono stati sostenuti dalla prima edizione, ma anche il fatto che si tratta di una delle politiche urbane più premiate in Italia, non solo da da diverse iniziative di riconoscimento sulle politiche di innovazione, ma anche un premio su scala globale che ci è stato assegnato a Montreal nel 2019, che è il premio Wellbeing City. Entriamo nel merito di questa seconda edizione del crowdfunding civico con la domanda che molti si staranno facendo, soprattutto chi ci segue a casa interessato a partecipare, cioè che tipo di progetti si possono finanziare con il crowdfunding civico. Beh, anzitutto si tratta di progetti di innovazione sociale, cioè progetti socialmente utili, progetti di utilità sociale, che hanno un costo complessivo fino a 100.000 euro. Devono essere necessariamente promossi da organizzazioni senza scopo di lucro, non profit, quindi del terzo settore, perché questo tipo di limitazione è direttamente collegata ai fondi Panmetro, che sostengono esclusivamente progetti che vengono da organizzazioni non profit, e devono rivolgersi, devono generare dei benefici concreti e tangibili nei quartieri della città. Come poi potrete leggere nel bando, sono sostanzialmente coinvolti la quasi totalità dei quartieri di Milano, tranne il Municipio 1. Per quanto riguarda il tipo di progetti che possono essere sostenuti, qui c'è un elenco puramente indicativo che va dai servizi alla persona, allo sviluppo di comunità, le attività artistiche, culturali, l'economia circolare, la tutela dell'ambiente, sport, benessere, formazione, educazione, ma anche attività come il commercio, l'artigianato, la somministrazione, ma soltanto quel genere di declinazione di queste attività che ha un evidente ed esplicito impatto sociale. Un'altra cosa che è importante dire rispetto al tipo di progetti è che non sfugge a nessuno che questo bando, che era in previsione da tempo, ma che in realtà ci siamo trovati a far uscire in piena, come dire, post-emergenza sanitaria, noi crediamo possa essere molto interessante anche per quelle esperienze attive nei quartieri che in realtà devono reinventarsi, devono affrontare per esempio forme di riorganizzazione dei servizi o trasformazione digitale per continuare a operare a servizio delle comunità, stanti ovviamente le nuove regole che riguardano il distanziamento sociale. Restando sempre sulla domanda che tipo di progetti, sia nel bando ma anche nei nostri materiali di comunicazione, abbiamo in pratica sintetizzato le tre caratteristiche che cerchiamo nei progetti da candidare al crowdfunding civico. Devono essere utili, nuovi e sostenibili. Cosa vuol dire? Riguardo l'utilità, ovviamente è probabilmente l'aspetto più interessante, cioè sono dei progetti che devono avere un impatto positivo e dimostrabile sulle comunità locali che operano nei quartieri più lontani dal centro. Questo, torno a dire, è una specifica indicazione del Panmetro, in particolare dell'asse 3, che sostiene le azioni di innovazione sociale a vantaggio delle periferie delle città metropolitane. Devono essere nuovi. Cosa vuol dire nuovi? Non devono essere necessariamente di innovatività assoluta. Nuovo significa che non andremo a finanziare ciò che già esiste, può essere una novità nel tipo di servizio, oppure nel tipo di metodi o di approcci, oppure, come dicevo prima, può essere un progetto che sostiene esperienze in corso nel loro processo di trasformazione per adattarsi al mutato contesto, sia sociale e sia normativo. Aggiungo, con una particolare attenzione verso le cosiddette nuove fragilità urbane, cioè quelle categorie di persone che sono in una condizione di difficoltà magari accentuata proprio dall'emergenza Covid. Terzo e ultimo, ma non meno importante aspetto, devono essere economicamente sostenibili. Cosa intendiamo? Intendiamo che questo è un tipo di contributo che, come vedremo,
è raccolto tanto attraverso una piattaforma di micro donazioni dal basso e tanto da un contributo comunale, ma per realizzare progetti che, diciamo, devono continuare, durare nel tempo e sostenersi e non spegnersi non appena il finanziamento si è esaurito. Questo è una, diciamo, specificità dell'innovazione sociale, cioè l'idea di combinare impatto sociale e un atteggiamento chiaramente imprenditoriale, sebbene agito da organizzazioni non profit senza scopo di lucro. Come funziona? Funziona in tre fasi, e qui credo che questo sia l'aspetto da chiarire, diciamo, con forza e nella maniera più semplice possibile. Noi in questo momento abbiamo appena iniziato la prima fase. Esiste un bando pubblico uscito gli ultimi giorni di maggio, che resterà aperto 2 mesi, quindi fino alla fine di luglio 2020, che ha una dotazione complessiva di 550.000 euro, salvo diciamo la possibilità di riuscire anche a reperire altre risorse. Noi non disperiamo, perché sapete c'è una grande attenzione da parte delle autorità europee verso la gestione dell'emergenza post-Covid, e quindi noi abbiamo segnalato quanto sarebbe strategico anche trovare altre risorse per questo progetto. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta, ma per adesso il bando ha questa dotazione di 550.000 euro e i progetti che verranno presentati durante questi 60 giorni verranno valutati in estate, sarà compilata una classica graduatoria, e sulla base di questa graduatoria le persone che i progetti che arriveranno in posizioni utili avranno la possibilità di presentare le proprie progettualità sulla piattaforma di crowdfunding Produzione dal Basso, una delle più note piattaforme di crowdfunding, probabilmente la più importante specializzata in innovazione sociale, che è partner del nostro progetto. Una volta che questi progetti arriveranno sulla piattaforma, cosa dovranno fare? Dovranno svolgere una campagna di raccolta fondi, avranno esattamente 60 giorni di tempo per promuovere la propria progettualità e raccogliere le risorse necessarie. Queste campagne non si svolgeranno tutte insieme, noi al momento ci immaginiamo di poter, come dire, finanziare circa 10-12 progetti, di conseguenza allo stato attuale delle risorse questo sarà il numero dei progetti che arriveranno sulla piattaforma. Svolgeranno le loro campagne di crowdfunding, ovviamente, come dire, non tutte in contemporanea, anche naturalmente per, come dire, valorizzare la varietà anche di progettualità che saranno presentate, e avranno il compito di raccogliere il 40% dei soldi necessari per realizzare il progetto, fino ad un massimo di 40.000 euro. Nel caso qualcuno poi sia interessato alle tecnicalità, naturalmente siamo disponibili a fornire tutte le spiegazioni di dettaglio. In ogni caso, se c'è qualcuno che vuole realizzare dei progetti anche di costo superiore può naturalmente farlo, ma resta un tetto massimo di 40.000 euro come massimo di raccolta. Che succede dopo? Succede che al termine di queste campagne si verifica se il cosiddetto target di raccolta, cioè se l'obiettivo del 40% delle risorse è stato raccolto oppure no. Nel caso il target non venga raggiunto, il progetto non verrà finanziato. Se invece raggiungerà il target di raccolta di massimo di 40.000 euro, o anche se, come capita talvolta, verrà superato, il Comune di Milano in automatico concederà un finanziamento pari al 60% delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 60.000 euro. Un altro aspetto su cui ci siamo molto concentrati è come sostenere le organizzazioni non profit che dovessero partecipare al bando e vincerlo, e quindi realizzare la loro campagna, come accompagnarle a questa attività, che naturalmente non è semplice. Raccogliere 40.000 euro online non è, come dire, un affar semplice, ma assolutamente crediamo alla portata, e l'esperienza della prima edizione ce lo conferma. Abbiamo quindi messo in campo 2 attività per noi molto importanti a cura di uno dei partner, Ginger Crowdfunding, che poi sentiremo. La prima attività si svolgerà durante la vigenza del bando. Cioè, in questi 60 giorni, da adesso al 31 luglio, ci saranno 2 edizioni di un ciclo di webinar online, di 3 incontri, a cui si accede tramite iscrizione, e dove sarà possibile, come dire, apprendere, diciamo, le basi e anche qualche utile consiglio su come realizzare delle campagne di crowdfunding di successo.
Teniamo a specificare che questi webinar non sono obbligatori, quindi non avrà alcun, seguirli o non seguirli non avrà alcun impatto, diciamo, sulla valutazione, però considerate che per candidare il proprio progetto, oltre a descrivere nel dettaglio l'attività che si vuole realizzare, bisognerà descrivere anche il tipo di campagna che si vuole fare. Quindi le persone in ascolto che stanno pensando di partecipare a questo bando sono vivamente invitate a iscriversi a questi webinar e seguirli. Dopodiché, nel momento in cui saranno individuati i soggetti vincitori che dovranno presentarsi in piattaforma e realizzare le loro campagne, potranno contare su un campaign manager, ovvero un tutor che affiancherà l'organizzazione nella realizzazione operativa della campagna. Ho quasi finito, ho alcuni consigli su come, da dove cominciare. Per prima cosa vi invitiamo ad andare sul sito produzionidalbasso.com, che è appunto la piattaforma partner della nostra iniziativa, e troverete in home page un riferimento molto chiaro al crowdfunding civico del Comune di Milano. Dentro la pagina dedicata troverete anche una breve scheda informativa pensata per chi vuole capire il nord e il sud, insomma gli elementi di massima di questa iniziativa, e capire se è interessato, se fa per lui o per lei, insomma avere un primo orientamento. Dopodiché è assolutamente indispensabile scaricare il bando e leggere la documentazione. Poi, sempre dalla pagina, è possibile arrivare al link dove registrarsi ai webinar e presentare il progetto entro il prossimo 31 luglio 2020. Bene, la breve presentazione è conclusa, l'ultima schermata è dedicata ai soggetti che realizzano questa iniziativa, che sono quattro. Il Comune di Milano è naturalmente il responsabile e promotore, nonché finanziatore dei contributi alle imprese, in particolare l'assessorato lavoro e attività produttive, che però ha stipulato degli accordi di collaborazione con dei soggetti specializzati che sono stati individuati attraverso una procedura di evidenza pubblica. Questi soggetti sono Produzioni dal Basso, che come detto è una delle più importanti piattaforme di crowdfunding in Italia, nonché probabilmente la più ampia community italiana dedicata al crowdfunding per l'innovazione sociale, e Ginger Crowdfunding di Bologna, che ha realizzato ed è particolarmente specializzata in crowdfunding civico, avendo realizzato una serie di campagne di crowdfunding civico di particolare successo. Invece l'Art Direction, quindi l'immagine coordinata che avete visto anche nelle slide precedenti, è a cura di Super, la Scuola Superiore di Arti Applicate del Castello Sforzesco di Milano. Proprio per come dire, definire meglio il ruolo dei nostri partner, lascio la parola ad Angelo Rindone, fondatore e CEO di Produzioni dal Basso, e Agnese Grizzi, fondatrice nonché CEO di Ginger Crowdfunding. A voi la parola, grazie. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, spero mi sentiate tutti, grazie per l'invito. Insomma, è stato già detto tutto, tanto direi. Io sono Angelo Rindone di Produzioni dal Basso. Il ruolo di Produzioni dal Basso è quello di piattaforma che abiliterà questo processo di matching tra i progetti e i fondi, le raccolta fondi dei cittadini, dei milanesi, e i fondi che arriveranno dall'amministrazione. Ma ci tengo a dire sostanzialmente una cosa, anzi due. La prima è che per noi è un onore ovviamente essere stati selezionati come partner di questa iniziativa. Noi tra l'altro siamo un'azienda milanese, quindi sicuramente è stata una cosa molto bella e molto positiva per noi poter lavorare su questo progetto, anche se ovviamente ci siamo trovati, come è stato detto da Annibale, in corso a dover rivedere il progetto in chiave emergenza sanitaria. L'altro elemento che voglio dire è che è stato un lavoro di squadra molto bello. Il team che prima è stato illustrato è un team che in questi mesi ha lavorato tanto, si è confrontato tanto per cercare di portare a casa il miglior progetto possibile in una situazione evidentemente non semplice, che però, visto che allora Produzioni dal Basso è una piattaforma che si occupa di crowdfunding dall'inizio, siamo stati la prima, abbiamo questo record di essere la prima piattaforma di crowdfunding nata in Italia, al netto del numeri, community, eccetera, eccetera, che ovviamente ci premiano e siamo contenti di questo, ma abbiamo anche questo record storico di essere la prima piattaforma nata in Italia. Quindi di crowdfunding ne abbiamo visti tanti, di crowdfunding civici ne abbiamo visti tanti, e di iniziative
anche sovrapponibili a queste, ne abbiamo viste tante, però questa ha secondo me quattro caratteristiche principali sulle quali vorrei porre l'attenzione. La prima è che di fatto, visto il momento storico per la città di Milano, questo è anche un momento di ascolto sul territorio, cioè questo bando, questa iniziativa, questo crowdfunding civico si propone anche come momento per poter ascoltare i territori, i quartieri e le iniziative e capire quali iniziative, quale sentimento, anche se vogliamo, può nascere dai quartieri e dai territori. Quindi è sì un bando che vuole ovviamente selezionare dei progetti e proporli, ma è anche un bando che darà l'opportunità all'amministrazione di ascoltare, se vogliamo, quello che sta succedendo post-Covid, cioè dopo quello che è successo, dopo l'emergenza sanitaria, in settori particolarmente colpiti, tra l'altro, terzo settore, impresa sociale e, non dimentichiamo, impresa culturale. L'altro elemento che segnalo è che questo è anche un momento di condivisione e di trasparenza, cioè il crowdfunding ci permetterà di selezionare dei progetti che poi comunicheranno alla cittadinanza per coinvolgere le persone a sostenere, condividere, raccontare questi progetti. E ovviamente questo è anche l'elemento che si diceva prima di comunicazione. L'altro pezzetto di innovazione è il momento redistributivo. Ecco, qui dico una cosa, io appunto un po' per esperienza, un po' perché comunque in questi mesi mi sono anche confrontato con altre realtà anche a livello europeo, qui siamo di fronte dal punto di vista dell'importo ad una delle più importanti iniziative di redistribuzione a livello europeo di una grande città metropolitana come Milano, cioè questo importo selezionato che verrà redistribuito di 550.000 euro è un piccolo record dal punto di vista del crowdfunding civico e quindi questo ovviamente rende questa iniziativa importante non solamente per la città di Milano ma probabilmente anche come iniziativa da poter replicare su altre città italiane, ma mi viene anche da dire europee, in un momento in cui probabilmente questa tipologia di iniziative possono avere veramente un senso. Aggiungo anche una cosa rispetto al tema redistributivo: la piattaforma ovviamente, in accordo col Comune di Milano, non tratterrà nessuna fee, quindi tutti i fondi che arriveranno dai cittadini, che verranno raccolti dalla piattaforma, andranno direttamente ai progetti insieme al cofinanziamento, insieme al match del cofinanziamento del Comune di Milano. Il quarto aspetto innovativo e molto importante di questo bando, e qui lascio poi quindi la palla alla partner Ginger, è la parte di formazione. Allora, non tutti sanno che cos'è una campagna di crowdfunding, non tutti conoscono questo termine crowdfunding, non è facile, non è semplice gestire una campagna di crowdfunding, questo va detto. Quindi non solo bisognerà fare un buon progetto e passare la selezione del comune, ma poi bisognerà passare in qualche modo la selezione dell'accettazione sociale, cioè bisognerà in qualche modo confrontarsi con i cittadini, con il territorio, con il proprio quartiere, che deciderà ovviamente in maniera assolutamente liberale di poter donare, aiutare quell'iniziativa, quel progetto. E questo ovviamente non è una cosa facile. Per questo una delle cose importanti che è stata messa in piedi con questo bando è tutta la parte di setup, di formazione, di accompagnamento dei progetti. Questo perché non solo si selezionano i progetti, non solo li si porta in piattaforma e li si cofinanzia, ma si aiutano anche queste realtà del terzo settore, dell'impresa sociale, dell'impresa culturale a comunicare al meglio e raccontare al meglio il loro progetto. Quindi ecco, questi sono i quattro aspetti che volevo sottolineare e a questo punto lascio la parola ad Agnese che abbiamo scelto insieme al Comune ovviamente come partner da questo punto di vista proprio per l'esperienza di Ginger sul tema crowdfunding civico e formazione. A te Agnese. Grazie mille Angelo e buon pomeriggio a tutti. Anche per Ginger crowdfunding è un grande onore, ringrazio il Comune di Milano per il lavoro fatto finora e la bella partnership con Angelo Rindone e Protezione dal Basso, credo che non sia affatto scontato e sono convinta che porterà dei buoni risultati. Il crowdfunding in questo momento storico si è confermato uno strumento estremamente fondamentale, sì per il fatto di essere digitale, ma anche perché appunto ha una capacità, una grandissima capacità di coinvolgere le persone di fronte ad un obiettivo ed un valore comune. Ma c'è anche un altro aspetto, no? La sua potenza narrativa nel diffondere pratiche di innovazione sociale, nella creazione culturale, narrativa, nell'andare a impiantare nuovi fenomeni, nuovi modi di affrontare quella che sono appunto i bisogni e le esigenze attuali.
Credo che sia la prima volta che una pubblica amministrazione capisce che una campagna di crowdfunding non è soltanto una raccolta fondi, quindi non vi chiama soltanto a appunto fare una raccolta fondi, ma vede il crowdfunding a tutti gli effetti come un processo appunto di innovazione sociale che rende un progetto fin dalla sua radice più solido e più sostenibile e più partecipato. No, le tre parole chiave di cui ci parlava Annibale, utili, nuovi e sostenibili, ecco, finanziare con una campagna di crowdfunding un progetto utile, nuovo e sostenibile è un ottimo test, non soltanto per raccogliere fondi, ma per presentarlo alla propria community, alla propria cittadinanza e radicarlo con molta più forza nel tessuto sociale e renderlo più sostenibile oggi, domani e nel futuro. E questo credo che sia molto importante. Abbiamo quindi creato un corso di formazione che ha la durata complessiva di 6 ore, sono 3 lezioni online di 2 ore ciascuna, con un taglio evidentemente molto operativo. Saremo proprio felici di accompagnarvi passo passo nel costruire quella che è la campagna di crowdfunding che poi voi andrete a presentare effettivamente al Comune di Milano in risposta al bando. Le 3 lezioni affrontano i temi del perché e come gestire una campagna di crowdfunding, come scrivere, creare, come creare il video, le ricompense, qual è l'opportunità della ricompensa in una campagna di crowdfunding e poi tutto ciò che è promozione, canale di comunicazione, piano editoriale per una campagna di crowdfunding. Quindi andremo più nel dettaglio. Nella pagina su Produzioni dal Basso c'è il link per iscriversi al corso di formazione. La prima edizione parte il 15 di giugno, si tiene il 15, il 22 e il 29 di giugno. Come dicevano appunto Annibale e Angelo, il nostro lavoro di Ginger Crowdfunding non finisce qui, il nostro team saranno poi coloro che passo passo durante le vostre campagne vi seguiranno e vi aiuteranno ad arrivare a questo famoso e importante 40% di denaro da raccogliere per poi aggiudicarsi il cofinanziamento da parte del Comune di Milano. Sono a disposizione per altre domande. Mauro non si sente. Dopo la presentazione ottima che avete fatto delle modalità di partecipazione, sono già arrivate alcune domande dagli spettatori del web. La prima è sostanzialmente se tutte le zone possono partecipare, ma abbiamo già specificato che sono tutte tranne la zona 1, proprio per gli ovvi motivi che abbiamo esplicitato. Non so se Annibale vuoi dare qualche chiarimento in più su questo. No, semplicemente il fatto che il focus sulle periferie è negli obiettivi del Ponmetro Milano, anzi è negli obiettivi del Ponmetro nazionale. Dopodiché noi sappiamo bene che ci sono aree molto diverse, all'esterno della zona 1 che è più omogenea per livelli di reddito, anche per concentrazioni di funzioni urbane pregiate. La scelta che abbiamo fatto è stata di non complicare la partecipazione decidendo in una maniera magari col bisturi, no? Quale NIL, quale quartiere sì, quale quartiere no, ma lasciare libera la partecipazione sapendo che l'aspetto più importante di tutti nella valutazione, oltre alla sostenibilità, è l'impatto sociale. Quindi è evidente che nel momento in cui esiste un obiettivo prioritario di azione a beneficio delle categorie più deboli, è nell'oggetto del progetto, nel modo in cui viene svolto e non nei criteri di accesso che in qualche modo crediamo che si autoselezioneranno le zone più bisognose. Ecco, mettiamola così. Ecco, un'altra domanda che ci arriva: se la divisione è per quartieri o per municipi di competenza. Ecco, penso ovviamente sia per municipi. Sì, nel senso, su questo rimando a tutto il materiale da leggere, nel senso che il bando è ovviamente la Bibbia, per partecipare, tenuto conto che, come noi sappiamo, a Milano esiste una definizione estremamente puntuale dei NIL, dei nuclei di identità locale, cioè quelle 88 porzioni di città che dividono il territorio urbano, esiste sul bando esattamente la definizione di tutti quanti i NIL ammessi a partecipare. In maniera più, semplice e colloquiale, possiamo dire che tutti i municipi sono
ammessi tranne il municipio 1, e quando diciamo municipio ammesso significa esclusivamente che il progetto deve agire, quindi svolgere i suoi effetti in quelle zone lì, non ci importa dov'è la sede legale, per esempio, però naturalmente è importante che le organizzazioni abbiano una sede operativa lì dove il progetto viene svolto. Ecco, ci chiedono anche se possono partecipare progetti legati al mondo della realtà carcerarie o cooperative o attive in questo settore, o sono considerate attività extra, così per dire. Allora, l'unica limitazione in realtà riguarda la natura giuridica del soggetto proponente. Cioè, non è possibile ammettere gruppi informali, cioè organizzazioni non costituite, come invece facciamo in altri dispositivi, come la scuola dei quartieri, per esempio. Invece in questo caso, anche in considerazione di quanto è impegnativo realizzare una campagna di crowdfunding, abbiamo deciso di lasciare la partecipazione al bando aperta soltanto a realtà organizzate, strutturate, già costituite, e devono essere necessariamente delle organizzazioni senza scopo di lucro, per cui le società diverse dalle cosiddette imprese sociali previste dal codice del terzo settore non sono ammesse. Non esistono in realtà assolutamente limitazioni che riguardano invece il tipo di attività, se non che devono essere appunto attività nuove, utili e sostenibili. Forse un passaggio andrebbe fatto rispetto alle realtà di economia carceraria, su cui l'assessorato e la direzione hanno lavorato molto. Ci interessa in particolare che questi progetti agiscano sui quartieri. Cioè, non ci interessa soltanto che ci siano delle attività socialmente rilevanti, ma delle attività socialmente rilevanti che agiscono nelle comunità. Naturalmente nulla impedisce che questo possa essere fatto da una realtà di economia carceraria, come del resto diverse che, come dire, operano a Milano. Ci giunge anche un'altra domanda, che e questo è interessante per capire anche il ruolo sociale che può avere il progetto del crowdfunding: se è possibile partecipare da singoli o anche come gruppo di soggetti proponenti. Questo può essere un interessante spunto di conversazione e anche di analisi su quello che saranno le possibilità di presentazione dei progetti. No, in realtà il crowdfunding non è aperto ad raggruppamenti tipo ATI, no? Come magari è tipico delle gare di affidamento di servizi. È aperto a organizzazioni che naturalmente possono anche stabilire delle collaborazioni con altri soggetti, ma la titolarità del progetto è di uno specifico soggetto giuridico. Ultima che ci arriva. Ci chiedono chi selezionerà i progetti che vanno messi in piattaforma e che quindi poi saranno sottoposti al giudizio dei cittadini con la raccolta fondi. E c'è anche un'altra domanda, Annibale, circa il 40-60%, cioè se un progetto supera il 40% del finanziamento, come si comporta poi il comune di conseguenza? Allora, rispetto alla selezione, vale la norma di legge, cioè i progetti verranno selezionati da una commissione nominata dalla mia direzione e composta da personale del Comune di Milano, e questa commissione può essere nominata soltanto dopo la scadenza del bando. Di conseguenza, naturalmente, abbiamo una lunga tradizione di valutazione di progetti di innovazione, lo facciamo con l'attiva collaborazione di colleghi che partecipano anche in questo tipo di progettualità, anche se noi della Direzione Economia Urbana e Lavoro, che abbiamo partecipato all'ideazione e realizzazione dell'iniziativa, non possiamo partecipare direttamente nella valutazione dei progetti. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, cioè il 40%, sappiamo che esistono delle evenienze che potremmo dire raggruppare in tre grandi famiglie. Primo è dei progetti che non raggiungono il target di raccolta. Torniamo su questo punto per chiarirlo ancora meglio. La percentuale 60-40 è fissa, nel senso che è determinato un costo del progetto, diciamo 100.000 euro che è il valore massimo, bisogna raccogliere 40.000 euro. Naturalmente è anche possibile fare una valutazione dicendo 40.000 euro da raccogliere sono parecchi, per cui magari fissiamo un target di raccolto più basso, per esempio 20, per esempio 30, e in quel caso
si parametra anche il contributo del Comune di Milano, che fatto 100 coprirà il 60. Nel caso in cui il target di raccolta non venisse raggiunto, come detto, il progetto non sarà finanziato e non sarà possibile riproporlo in piattaforma. È come se fosse stato, diciamo così, bocciato dalla comunità, mettiamolo, diciamolo in una maniera un po' diretta. C'è una seconda possibilità, che invece si raggiunga facendo il cosiddetto overfunding, più del 40%, però in una percentuale, diciamo, entro il limite del 20% del valore massimo, cioè, diciamo così, uno sforamento in positivo di lieve entità, ok? In quel caso il contributo del comune non viene diminuito, i soggetti che hanno raccolto il progetto ovviamente tengono questi soldi perché, diciamo così, se li sono guadagnati, però è necessario ovviamente dare conto in una maniera anche formalmente non molto impegnativa di come il progetto cambierà e come spenderà questi soldi in aggiunta raccolti. Se invece il progetto dovesse essere un grandissimo successo e sforare per più del 20% il target di raccolta, quindi immaginiamoci un progetto che definisce a 40.000 il suo target e ne raccoglie 100, in quel caso il contributo del Comune di Milano non si riduce, quindi resta sempre per al 60% fino a un massimo di 60.000 euro, però in quel caso è molto, diciamo, la procedura per definire in che termini il progetto cambia è un po' più impegnativa. Questo naturalmente perché si tratta di progetti, anche se raccolti in una modalità privata, comunque sottoposti a una verifica pubblica, e naturalmente vanno tutti quanti rendicontati. Però il nostro pensiero è stato, in un momento di questa così grande difficoltà, se un soggetto dovesse riuscire a raccogliere un bel po' di soldi in più, naturalmente è solo una buona notizia, e quindi vuol dire che farà un progetto più bello di prima. Ci chiedono anche se è strettamente necessario che i progetti abbiano un respiro locale o possono essere aperti anche, diciamo, a una dimensione sovranazionale, di interesse, diciamo, local, ecco. Beh, diciamo che è importante capire la parte local di questo global, come dire, quanto incide. Il focus della linea di finanziamento Pommeto, della nostra iniziativa, è naturalmente alla ripartenza dei quartieri e un'enfasi particolare alle attività di impatto sociale. È molto difficile ragionare in astratto. L'invito a chiunque stia presentando dei progetti è di leggere attentamente il bando, dove naturalmente anche gli obiettivi vengono declinati e definiti in una maniera, come dire, ancora più puntuale, di dare un'occhiata per esempio ai criteri di valutazione, che sono i sistemi con cui la commissione attribuirà i punteggi e deciderà chi avrà o meno il diritto di andare in piattaforma. È evidente che in una città come Milano la dimensione sovralocale, sovranazionale o internazionale è naturalmente una dimensione preziosa. L'importante è che non sia un progetto di innovazione sociale sganciato dal territorio e che tende, per esempio, a dispiegare i suoi effetti soltanto verso beneficiari che sono al di fuori dei quartieri di questa città. Ecco, un progetto del genere probabilmente verrà penalizzato dalla Commissione. Direi che siamo arrivati anche a esaurire per il momento le domande che ci arrivano dal web. Abbiamo risposto in maniera abbastanza esaustiva a tutti. L'ultima, che forse può essere interessante, però sempre legata al mondo delle attività o legate al mondo della carcerazione, mi chiedono se possono loro comunque partecipare avendo un progetto specificamente mirato per le realtà carcerarie. Diciamo, l'invito è a leggere attentamente il bando, nel senso che obiettivi del bando e criteri di valutazione, e se non si trova risposta, magari scrivere alla mail di contatto che è indicata nel bando, ci aiuta a capire più in dettaglio che tipo di specificità ci sono. Per esempio, l'assessorato al lavoro e attività produttive, in particolare l'unità politiche sociali, economia sociale, ha sostenuto esperienze di economia carceraria che avevano la caratteristica di essere fortemente radicate nei territori, ad esempio. Quindi non esiste una, come dire, non c'è la possibilità di rispondere in astratto. Quello che probabilmente non rientra negli obiettivi del bando è una progettualità che ha il solo scopo, diciamo, di rivolgersi a beneficio dei soggetti, per esempio di una cooperativa
che include soggetti svantaggiati e che non svolge attività all'esterno. Questo lo possiamo dire a spanne, ma naturalmente le decisioni sulle priorità sono l'incrocio tra i criteri di valutazione chiaramente indicati nel bando e naturalmente la competenza e il lavoro della commissione, che è terza e sovrana. Di conseguenza, se avete delle specifiche domande, vi invitiamo a scriverci ai recapiti che trovate sia sul bando sia sulla piattaforma, però naturalmente c'è una ampia varietà di possibili progetti e l'impatto che possono rientrare in queste fattispecie. Sì, credo che le domande, diciamo, di natura più tecnica, operativa, saranno sicuramente molte, ne vedo scorrere alcune sulla chat, ma immagino che le sessioni di formazione di cui parlava prima la rappresentante di Ginger Crowdfunding servano anche un po' a, come dire, diciamo, aiutare i candidati che desiderano presentare un progetto a inquadrare meglio la finalità e gli obiettivi dell'amministrazione nel mettere in campo questo tipo di progettualità. Per noi si tratta anche di un modo per cedere, diciamo, sovranità nella scelta di quali progetti ad impatto finanziare, perché saremo guidati da una logica dal basso, quindi dal premio che i cittadini daranno ai progetti che si candidano tramite la loro volontà di contribuire spontaneamente alla raccolta fondi tramite il crowdfunding, e diciamo in questo la discrezionalità dell'amministrazione viene limitata a vantaggio, diciamo, di una scelta dal basso da parte dei cittadini. A questo si lega anche una risposta ad una delle domande che ho visto scorrere, cioè se la cifra del 40% può essere messa a disposizione dall'associazione o dall'ente, diciamo, promotore. Sento di dire, e qui, diciamo, chiedo conferma ad Annibale, che questo non è, perché sarebbe contrario, diciamo, alla logica della raccolta dal basso. Ovviamente tutti i soggetti promotori poi saranno a loro volta attori che ingaggiano, diciamo, i cittadini, conoscenti, simpatizzanti del progetto nella raccolta fondi. Questo tema si è posto anche nella scorsa edizione del crowdfunding, e, diciamo, noi abbiamo voluto valorizzare proprio la raccolta di piccoli contributi tramite l'adesione spontanea di cittadini e, diciamo, di amici, conoscenti o simpatizzanti dei progetti. Non so se Annibale, scorrendo la chat, ha visto qualche altra domanda a cui vale la pena rispondere, e in ogni caso, se non riusciremo a darvi tutte le risposte, come veniva ricordato prima, in calce al bando vi è una mail di contatto che serve proprio a come dire, risolvere o sciogliere dubbi nella predisposizione delle candidature. Sì, sto vedendo, ci sono delle domande più tecniche a cui magari consiglierei un invio in forma scritta, perché questo poi alimenta anche le FAQ che pubblicheremo come di nostra abitudine, in modo da poter anche condividere con gli altri partecipanti diciamo questioni, come dire, di particolare complessità. Però, per esempio, sono ammesse le associazioni culturali? Sì, è specificato nel bando. Cosa si intende per avere una sede operativa sul territorio dove si intende svolgere il progetto? Credo sia sufficientemente autoesplicativa. Come sapete, le organizzazioni hanno una sede legale, ma hanno soprattutto una o più sedi operative. L'idea che il progetto sia radicato sui territori significa che le organizzazioni devono avere una sede fisica nel territorio dove stanno svolgendo il progetto e attraverso la quale, diciamo, erogano per esempio servizi o svolgono le attività. È possibile presentare un solo progetto per ogni organizzazione. Non c'è una anzianità minima, diciamo, quindi in teoria possono anche essere organizzazioni neocostituite. Quello che naturalmente inviteremo la Commissione a guardare con grande attenzione sarà la capacità dell'organizzazione di realizzare con successo una campagna di crowdfunding. Per cui, come vedrete nel formulario, c'è una parte anche piuttosto ampia dedicata alla campagna. Per cui quello che vorremmo evitare è che organizzazioni neocostituite o molto leggere o ancora alle prime armi non siano in grado di mobilitare una comunità sufficiente per riuscire a,
a realizzare la campagna, una campagna di successo. Capite che per noi approvare un progetto, mandarlo in piattaforma e il progetto non riesce a raggiungere il target è naturalmente una piccola sconfitta, per cui come indicato nel bando il Comune di Milano sosterrà anche l'azione di comunicazione con una sorta di comunicazione ombrello, diciamo, quindi aiuteremo anche le singole campagne ad avere più notorietà possibile, però è molto importante che le organizzazioni siano sufficientemente solide per svolgere attività come dire, a buon fine. Infatti chiederemo anche di indicarci chi nello staff realizzerà questo tipo di attività di raccolta fondi. Non c'è una cifra minima da versare, su questo rimandiamo a la formazione online sul crowdfunding, perché chi meglio di diciamo persone specializzate come Produzioni dal Basso e Ginger possono consigliare su come strutturare una campagna anche in termini di taglio di donazioni. Come avviene l'erogazione dei fondi? Avviene in automatico, nel senso che nel momento in cui è stato raggiunto il target di raccolta esiste una procedura abbastanza tipica in cui l'organizzazione deve accettare il finanziamento. Sul bando è indicato in che forma e con quali tranche, con quale, come dire, periodicità vengono erogati i fondi. Quello che però ci piace sottolineare del crowdfunding civico, e questo è un aspetto secondo me un po' sottovalutato, che invece è un aspetto molto peculiare e straordinariamente interessante, è che solitamente i finanziamenti pubblici vengono erogati a consuntivo o tutti alla fine di un'attività, e questo porta l'organizzazione a dover anticipare le risorse e non tutti hanno la possibilità, oppure se ci sono degli anticipi dietro delle garanzie, che naturalmente non sono facili da ottenere. La cosa straordinariamente utile del crowdfunding civico è che in realtà le risorse raccolte tramite piattaforma sono immediatamente disponibili. Di conseguenza è possibile cominciare, come dire, subito a mettersi all'opera. Ecco, si hanno le risorse immediatamente disponibili. Mi chiedono anche se questo video è disponibile anche successivamente a questa diretta, e confesso di non saperlo. Chiedo lumi all'ufficio stampa e Maro, non ti sentiamo perché hai il microfono staccato. Non ti sentiamo. Li registriamo, l'iniziativa è registrata, quindi adesso poi può essere caricato su piattaforma, penso quella del Comune di Milano o anche sul sito del Comune, ma anche su quello di politiche sociali. Ah, ecco, c'è una domanda molto importante di Anna e Matteo, che si unisce alla domanda, cioè se un progetto non raggiunge il target, perde anche le risorse raccolte? La risposta è sì, nel senso che questa è una formula che tecnicamente si chiama all or nothing, tutto o niente. Di conseguenza non è possibile, come dire, raccogliere la metà della cifra e tenersela, tra virgolette. Questo perché si è dentro un'iniziativa del Comune di Milano con una piattaforma messa a disposizione e che, come dire, viene messa a disposizione per raggiungere quel target e per realizzare quel progetto. Se la Commissione ha valutato e approvato un progetto da 100.000 euro, naturalmente non si giustifica un contributo raccolto in piattaforma di 20. Se qualcuno ritiene di non avere risorse o spalle sufficienti o forza sufficiente per raggiungere dei target particolarmente sfidanti, il consiglio è di abbassare il target di raccolta, sapendo che fosse anche un centesimo in meno nel target di raccolta, diciamo, il meccanismo tutto o niente non consente di finanziare il progetto, quindi si perde tutto e le risorse peraltro vengono messe a disposizione di altri progetti che possono essere presentati in piattaforma con le risorse risparmiate. Ok, non vedo altre domande né da parte dei giornalisti accreditati né sostanzialmente anche da chi ci sta seguendo da casa su YouTube, quindi forse siamo arrivati alla fine di questa presentazione. Adesso ringrazio tutti per quelli che hanno partecipato, e il materiale, ricordo, delle informazioni
sia per accedere al bando saranno disponibili sia sul sito del Comune di Milano che su quello di Produzioni dal Basso, così come la registrazione di questa presentazione sarà interamente visibile sia sul Comune di Milano e adesso anche sul canale YouTube. Grazie allora. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.